Amici del canale YouTube, ben ritrovati in un nostro nuovo video. Oggi andiamo a fare un versus tra il vendutissimo iPhone 6 e Nokia Lumia 830, uno smartphone molto simile per prestazioni, per dimensioni, molto diverso invece dal prezzo. 399 € per portarvi a casa Nokia Lumia 830 e ne devi spendere almeno 729 per iPhone 6. It's faster, thicker, stronger than the rest around. She's got a crazy streak. La prima cosa che notiamo di questo Lumia 830 è il colore, un verde evidenziato. A me particolarmente non piacciono, mi piacciono più i telefoni scuri, opachi, un po' più maschili, non bianchi, però devo dire che non è neanche malissimo, che stacca un po' dalla monotonia di grigio, nero o bianco. La fluidità, come ormai tutti i Windows Phone sapete bene, è qualcosa di ottimo, in quanto abbiamo tante applicazioni installate, la fluidità non viene mai a mancare. Le dimensioni sono 5 pollici di display, quindi è abbastanza grande, anche se devo dire che, essendo abbastanza pesante e composto, non scivola dalle mani. Una volta che lo mettete in tasca non si muove, e i 5 pollici comunque non sono poi così tanti come i 6,2 e i 5,9 che vanno di moda in questo momento. Interessante anche tutte le solite funzioni, quindi l'integrazione con i Tiles. Io ho messo ad esempio nel blocco a schermo tutte le informazioni della Gazzetta dello Sport, dei vari quotidiani, eccetera, eccetera. E guardate come, insomma, funziona molto bene e ha ottime integrazioni con i social network. iPhone 6 sapete ormai perché piace, perché è veloce, funzionale, ho tante applicazioni installate, pochissimi blocchi e rallentamenti, anche se non lo spegni mai, comunque la mattina quando ti svegli è sempre pronto e reattivo, e non ha, diciamo, tutti i piccoli problemini di sorta che può avere un telefono Android con il passare del tempo. La fotocamera di questi due smartphone è pronta e reattiva, guardate come invece ci mette un pochino più tempo Lumia 830, e questo devo dire che è l'unico Lumia di fascia media, medio-alta, che fa le foto un pochino peggiori. Quando le andiamo a guardare, qui ho inserito nel Lumia la possibilità di vedere le foto con anche un micro video annesso, e diciamo ha una qualità sempre buona, ma leggermente inferiore a quella che hanno gli altri. Facciamo uno zoom, vediamo che comunque i colori sono ben definiti, i bordi della scatola si vedono molto bene, ma quei colori leggermente sparati, come vedete anche voi, basta paragonare la scatola con la foto, a quei colori leggermente sparati, che è una saturazione un po' troppo alta. Quelli di iPhone invece sono sempre il punto e scatta, secondo me è il migliore in assoluto, perché vedete i colori sono più reali, meno sparati, qui si vede palesemente. E la fotocamera da 8 megapixel contro la 10 con ottiche Carl Zeiss, quindi tecnicamente sulla carta nettamente migliore di Lumia 830, qui non fa la differenza, perché quella di iPhone, la definizione siamo lì, ma guardate i colori come sono più reali, quindi nel punto e scatta preferisco quella di iPhone. Nel confronto del browser web stiamo parlando con due dei migliori sistemi operativi per quanto riguarda la fluidità nel web. iPhone 6, sì, niente da dire. Sappiamo che è il punto di riferimento per ogni casa produttrice di telefoni che si faccia la concorrenza, la fluidità non ha nulla da ridire. Quella di Windows 8 era partita benissimo, con telefoni che avevano un'ottima fluidità. Qui vedete che ha qualche render di troppo e qualche spazio bianco di troppo. Comunque però nell'uso quotidiano la fluidità e anche lo zoom che si può fare è praticamente inarrivabile dalla concorrenza. Resta qualche laghettino bianco, ma è sicuramente un ottimo modo per godersi le pagine web. Altro fattore da valutare quando si confrontano due telefoni sono le mappe. Abbiamo mappe da una parte e Heat Maps dall'altra. Sono due colossi che si confrontano, TomTom con l'aiuto di Apple e quelle originali di Nokia dall'altra parte, ovviamente con l'aiuto di Bing. La fluidità qui invece è evidente le differenze, guardate quante più informazioni ci sono su iPhone. Quando andiamo a zoomare non è male su entrambi. Anche Nokia ha cominciato a far comparire queste casette, che però poi non sono il massimo in realtà, l'importante è che siano evidenti le vie. Prima vi ho parlato brevemente di applicazioni, in entrambi ne ho installate abbastanza. Andiamo a vedere come si comporta lo store, il Microsoft e anche l'Apple Store. Qui devo dire che c'è una evidente differenza di modo di fare i market o comunque gli store. Quello di iPhone è sicuramente più intuitivo, più semplice, ci sono almeno il triplo di applicazioni che funzionano in maniera corretta, mentre sul Windows Store mancano ancora applicazioni fondamentali, però stanno arrivando anche quelle arrivate da poco, ad esempio Infinity, Shazam, Spotify, quasi tutte, diciamo il 90% di applicazioni fondamentali ci sono.
È interessante anche la navigazione web, ad esempio se andiamo ad aprire Twitter, che in molti casi risulta essere migliore di quello che è per iPhone, tant'è che su iPhone ci sono tantissimi client alternativi. La velocità non è male, infatti anche su iPhone ogni tanto abbiamo qualche piccolo problemino. Abbiamo visto che i due telefoni sono velocissimi, il Nokia Lumia monta uno Snapdragon 400 da 1,2 GHz, quindi comunque un ottimo processore, un quad core che funziona molto bene. iPhone ha una carrozzeria leggermente inferiore, ma non ha assolutamente problemi a competere con questo tipo di telefono, o comunque anche molto più potenti. Non smetterò mai di ripetere che alcune applicazioni studiate da Microsoft sono davvero geniali, ad esempio l'applicazione di sport per restare aggiornati sugli ultimi risultati, come quella poi delle notizie, come quella poi del meteo e anche come molte altre sul cibo, bevande eccetera eccetera, che all'inizio possono sembrare stupide, ma al posto che scaricare applicazioni esterne dove andare a cercare informazioni sullo sport, sui risultati in tempo reale, qui guardate come in un microsecondo abbiamo tutti i risultati di Serie A e anche tutte le altre informazioni, qui parlano sempre solo di calcio. Per quanto riguarda la batteria, qui mi sento di dare proprio un giudizio di parità. Entrambi con un uso tranquillo arrivano a fine giornata, ovviamente non dovete giocare troppo a giochi pesanti come quelli di macchine, perché la batteria va giù come un bicchiere d'acqua. Lumia 830 è davvero un ottimo smartphone, sia per quanto riguarda il prezzo, perché comunque 400 euro è il massimo a cui lo potete trovare, se cercate su Amazon lo trovate a prezzi sicuramente inferiori. Peccato perché Nokia si è un po' spezzata le gambe da sola, facendo fotocamera da 10 megapixel con ottiche Carl Zeiss. Magari io, utente che comunque li prova, mi aspetto che le foto e anche i video siano di una qualità superiore. In realtà non sono nulla di più che di questa 8 megapixel, che è il riferimento di mercato per quanto riguarda il punta e scatta, che è il migliore in circolazione. Quale scegliere dei due? Sicuramente se volete seguire la moda, questo iPhone non ha nulla da dire a nessuno, ormai lo conoscete tutti. Se volete essere un po' alternativi, magari con questo colore verde fosforescente oppure arancione fosforescente, questo Nokia Lumia 830 ve l'ho portato a casa con almeno 350 euro in meno che questo iPhone 6. Con Lumia 630 e con iPhone 6 io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo tutti presto in un altro video. Ciao!